Niente, quindi adesso io darei la parola a Filippo Taddei per rispondere un po' con le tue sollecitazioni per tirare un po' la fila del discorso. Io vi ringrazio per essere stati davvero tutti, tutte osservazioni molto, molto puntuali e domande molto precise, quindi faccio il mio meglio adesso per dare risposte. Parto dalla cosa da cui sono meno competente, cioè dalle sollecitazioni che venivano dal dottor Gentili, e riguarda dove la lamentela era la lamentela, la critica, non la lamentela, era esattamente una critica alla sovraordinanza normativa che genera il modo in cui organizziamo i lavori e quindi conseguentemente anche gli appalti, è assolutamente ingestibile. Ora, su questo non c'è molto da dire, non perché non sia importante, ma perché parli attraverso i fatti. Cioè parli col fatto che se lei tra un anno noi ci rincontriamo e dice sai che c'è da te, la situazione è, non le dico che siamo arrivati in Svizzera, però è la situazione migliorata. E se lei non me lo dice, non c'è nulla che io possa dire adesso per convincerla a dirmelo tra un anno. Quello che però succede è che al netto del codice degli appalti, su cui lei ha espresso le sue perplessità, a cui non sono in grado di rispondere, ci sono però alcuni principi che parlano alle sue preoccupazioni e alla preoccupazione dell'ingegnere là in fondo. In particolare per quello che riguarda la gara al massimo ribasso. No? Non mi sentite? In particolare per quello che riguarda la gara al massimo, la gara al massimo ribasso. Questa, la gara al massimo ribasso col codice degli appalti verrà superata, cioè cancellata, e verrà sostituita da quella della migliore offerta economica, che in italiano vuol dire, l'ho imparato queste cose perché non avrebbero alcun senso naturalmente, che in italiano vuol dire che conta non solamente il costo del lavoro, ma conta anche la qualità della prestazione che viene offerta, la commessa che viene offerta, quindi in questo senso fa una valutazione economica a tutto tondo e non quella del massimo ribasso. Quindi speriamo che naturalmente l'effetto sia quello voluto e che lei non sia costretto a sottopagare i giovani ingegneri. No, scherzo, stavo scherzando. È una battutaccia. Non è il suo dubbio di ingegneri. È una battutaccia, non volevo. Per quello che riguarda invece quello che c'è in questo provvedimento, ecco, giusto per intendersi sui meriti e gli eventi. Questo provvedimento non introduce la certezza dei pagamenti, mi dispiace, ci piacerebbe poterlo fare per legge, che la gente paghi, purtroppo non riusciamo. Questo dà la certezza dei tempi di pagamento, il che vuol dire che se un privato, un committente privato, deroga, cioè non rispetta questo, il lavoratore, vittima di un abuso, può naturalmente chiedere i danni. No? Ora, lei mi dice, vabbè, io posso già farlo. Certo. Ma da lei Finmeccanica, che è un'impresa privata, per quanto controllata dallo Stato, comunque un'impresa privata, è un committente privato, non è la pubblica amministrazione. Finmeccanica non può più... FFI è uguale. Assolutamente. O anche FFI, va benissimo, ma chiunque, ciascuna di queste due società, che sono enti di diritto privato, anche se ha proprietà pubblica, se vengono da lei e non la pagano 60 giorni, lei ha la possibilità per andare dall'avvocato. L'avvocato per dire no, sai che c'è stato un danno e quella è la causa, lei la vince con un'autostrada, magari ci mettono del tempo a fargli vincere perché la giustizia civile è quella che è, legga il foro giusto nel contratto, e legga il foro giusto, metta magari Trento e non Bologna, sono figlio di un avvocato bolognese quindi posso dirlo, però diciamo lei ha la certezza che la violazione del contratto non è avvenuta, lei ha diritto a un risarcimento in quanto il danno, un danno è quantificabile, lei porta a casa la gamba locale, attenzione, e poi paga l'avvocato di 60 giorni, ma attenzione, lei l'avvocato lo paga perché le spese legali, se quella casa la vince, le paga la sua controparte. Alcuni in armato non ci sono lavorati. Guardi, ma questo come posso dire, questa ragione, questo è un problema di rapporti di forza nella vita, cioè il committente delinquente che si comporta male e che si maltratta la gente è un rapporto di mercato, quello è una persona che non avrà rapporti di lavoro stabili perché saprà tranquillamente che avrà a che fare con persone che di volta in volta imparano che lui è un committente che non rispetta le regole. Purtroppo io più che dargli lo strumento per fargli causa e chiedergli danni non posso fare. Ma dato che lo Stato, questo lo capisco, è il 100% Stato, ma guarda, lei ha ragione. Lei ha ragione, e infatti è una cosa così importante che andiamo un pezzo alla volta. Io innanzitutto le do lo strumento per adire le vie legali,
verso le società di diritto privato, anche se è proprietà pubblica, verso poi la pubblica amministrazione che non paga, pubblica amministrazione già oggi dovrebbe pagare. Quello, come posso dire, non posso fare nulla se non cospargermi il capo di cenere di fronte a voi e dirvi che è una vergogna e che ci lavoriamo e poi vediamo. Un po' come tra un anno il mi dice se il codice degli appalti è stato davvero un disastro o qualcosa magari è migliorato, così lei mi dirà se effettivamente i tempi di pagamento si sono abbreviati o meno. Ma contano i fatti, cioè qui ci sono poche parole che si possono dare. Per quello che riguarda altre considerazioni di tipo generale, come quelli che riguardano la trasformazione produttiva, il fatto che quando fai le leggi devi assicurare che ci sono le infrastrutture per gestirle, come nel caso del BIM, sul codice degli appalti, guardi, questo è un problema annoso della gestione del nostro processo legislativo. Sono certo che alla fine l'implementazione viene fatta in maniera ragionevole, adesso possono dire che è necessario tutto quello che è necessario, poi dopo le cose verranno fatte, quando ci si troverà di fronte ai cambiamenti verranno fatte alla velocità che è normale. Però, però attenzione, esatto, ci arriviamo. Però c'è una cosa fondamentale, ma esattamente come vari quali sul digitale, le faccio un esempio, no? Io sono commercialista in Sardegna. Sono sicuramente stati coinvolti in questo che è stato un dramma umano della fatturazione elettronica. Non so se voi in particolare, ma immagino per forza di è stato un dramma, è stato faticosissimo, eccetera. Però è un costo che sopporti una volta sola. Cioè, far partire questo processo è stato estremamente oneroso, perché ha portato dei grandi aggiustamenti produttivi per la fatturazione elettronica, come lei mi dice, adesso per la firma digitale. E quest'anno secondo me, vi dirò, la fatturazione elettronica ha funzionato meglio di quanto mi aspettassi. Pensate, dimmi la romanza forse. Però questo è il risultato. L'anno prossimo sarà più facile. E l'anno prossimo lei avrà magari ancora pezzi di pubblica amministrazione che le chiedono di portare il cartaceo o quella che, come si chiama da voi? La copia di cortesia, no? La copia di cortesia. Però alla fine, quest'anno è la firma digitale, è la fatturazione elettronica, l'anno prossimo ci sono ancora minori pezzi di appunti amministrazionali. Io non sto qui a venderle dei tappeti, non le dico che tra 12 mesi è così, però è probabile che ci siano sempre meno persone che le chiederanno di fare la firma cartacea, come ci saranno sempre meno magistrati che chiederanno la copia di cortesia, o sempre minori pezzi di appunti amministrazionali che avranno difficoltà ad accettare una fatturazione elettronica o a darti il loro avviso. Lei è un ingegnere, quindi sa, è un mega sistema complesso che noi abbiamo cambiato in profondità, ci vuole un po' di tempo per farlo, ma alla fine almeno abbiamo innescato la trasformazione. Se la trasformazione non viene innescata non c'è nemmeno la probabilità che funzioni. Come c'è un grande proverbio americano che dice: tu manchi tutti i bersagli a cui non almeno provi a sparare. A questo almeno proviamo a sparare. Per quello che riguarda è un po' brutale. È un po' brutale, però insomma, gli americani hanno la loro schietta. Poi, per quello che riguarda invece le questioni, diciamo, di più diretta rilevanza, ecco, no, fatemi scoprire il campo da un tema. Previdenza, IRAP. Questo è un tema centrale, dunque. La previdenza, chi versa una gestione separata deve versare il 27%, ma solo perché abbiamo bloccato la liquidità, ecco, insomma. E come sapete, insomma, chi versa invece i contributi sociali alle casse autonomiste, insomma, cambiano da cassa a cassa, quindi insomma, è inutile qui fare il ricevimento. Tutta questa materia è al di fuori di questo provvedimento. L'unica cosa che questo provvedimento definisce è chi intendiamo per lavoratore autonomo. E lo fa nell'articolo 1, l'avuto di applicazione, dice una cosa molto chiara, dice innanzitutto, vale per quel concetto di lavoro autonomo quello definito nel codice civile. Codice civile in cui tu sei intervenuto nel giugno del 2015 con l'81, definendo quello che è il lavoratore dipendente e quindi per esclusione quello che è il lavoratore autonomo. Facendo questo, tu dici, guarda, attenzione, questa tutela del lavoro autonomo vale per i lavoratori autonomi, ma escludendo dal campo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori. Perché si pensa, perché naturalmente se non uno schema di tutele questa, si pensa che appunto è uno schema di tutela pensato per il lavoratore che lavora in autonomia, non tanto per l'imprenditore che è soggetto a rischio d'azienda. Questo complica un po' la vita per le professioni, la professione forense in particolare, che per loro natura concettuale si collocano un po' in mezzo, no?
voi siete imprenditori, ma non siete imprenditori, però siete anche lavoratori. E allora io qui vi dico che noi dobbiamo avere un po' il coraggio di, anche qui all'interno delle professioni, in particolare della professione legale, di fare un passaggio che qui nel provvedimento non c'è, che però secondo me noi dovremmo pensare di gestire. Io ad oggi, perché questo scontra un po' il campo, quindi giusto per concludere, previdenza è fuori, come è fuori il concetto dell'IRAP. L'IRAP, non interveniamo sull'IRAP, non perché non sia sano e giusto pensare alla riduzione dell'IRAP per i professionisti, ma perché rimane tutta la normativa, cioè rimane il concetto di stabile organizzazione. Se la stabile organizzazione definisce nella sua necessaria generalità, definisce la base impositiva per l'IRAP, così non può valere. L'informatico a cui facevamo riferimento prima, il traduttore, il singolo professionista che lavora in autonomia, beh, quello non può per sua natura costituire una stabile organizzazione che dia natura alla base imponibile per l'applicazione degli altri. Non può essere. Quindi qualunque lavoratore che è tutelato da questo, non può, a quel lavoratore non si può applicare l'IRAP. A meno che, e qui entriamo, non sia un lavoratore autonomo che faccia parte di una professione ordinista. Perché qui abbiamo un problema. Non faccia parte di una professione ordinista. Perché qui abbiamo un problema, ed è un problema, guarda, perché non abbiamo mai scelto, e dobbiamo scegliere cosa vogliamo. Io credo al fatto che l'avvocato sia fondamentalmente un lavoratore autonomo, ma fondamentalmente non totalmente. Quindi questo è un salto, secondo me, culturale che noi dovremmo pensare a fare. Se noi abbiamo un problema, noi dobbiamo decidere. O decidiamo che per essere avvocato in Italia, non tu devi essere lavoratore autonomo, e quindi noi in un certo senso dobbiamo cancellare la possibilità di avere una persona come quell'avvocato che lavora nel nostro studio da così tanto tempo. O per meglio, dobbiamo pienamente informarlo che quella è una persona a rischio altissimo di ritrovarsi, se non ha dei domini, in questo caso di valore umano e professionale, è una persona esposta continuamente, quotidianamente a rischio di finire in mezzo a una strada con zero, esattamente come su. Oppure, che sarebbe il mio schema preferito, riconoscere invece che magari possiamo riconoscere all'interno delle professioni, anche la professione forense, due tipi di avvocati. L'avvocato che lavora in autonomia e quello, come esiste in altri ordinamenti del mondo anglosassone, l'avvocato che lavora alle dipendenze. In quella logica, secondo me, anche il passaggio del lavoro alle dipendenze dello studio associato, piuttosto che del costituendo studio professionale con socio di capitale, su cui possiamo dissentire, a quel lavoratore, in quanto lavoratore avvocato, però lavoratore dipendente, beh, dal mio punto di vista si dovrebbe applicare la tutela del lavoro dipendente. Perché quello è un lavoratore dipendente, cioè sei tu che gli organizzi il lavoro, gli dici guarda, questa è la tua pratica, ci lavori da queste ore, vieni in ufficio, ma delle due è possibile solamente una. O noi lo trattiamo da autonomo, con tutti i privilegi, ma anche i rischi del caso, o noi gli diciamo sei dipendente, puoi esserlo. Questo però ha bisogno di un cambiamento molto più radicale di questo provvedimento. Questo provvedimento non interviene sulla natura e la struttura delle professioni ordinistiche. Estende a loro una piattaforma di tutele. Gli dice, nessun committente può venire da voi dicendovi, non so, nel caso, mio papà ha un vecchio cliente da tanto tempo che gli dà un lavoro in maniera regolare. Quello, loro firmano dei patti, ovviamente, si accorgono su come gestire quel lavoro, bene, quel cliente, quel committente, cliente per mio papà, avvocato, non potrà più dire ti pago a più di 60 giorni. Non lo può dire, o meglio, lo può fare, ma non lo può dire. Però se lo fa, attenzione, si espone sempre a un rischio. Il rischio è che un bel giorno, quando magari mio papà smette, quando magari gli dica, sai che c'è, sono 9 anni, 10 anni che tu non mi paghi come dovresti. Questo per il committente è un rischio, eh? E se il committente è sveglio, questo rischio non lo vuole fare, quindi magari sta un po' più attento sui tempi di pagamento. Se poi non ti vuole pagare, devi quello. Quello è il rischio che sopportate tutti. Questo lo dico. Quindi questo secondo me è la vera sfida che vi ribatto un po' al mondo delle professioni. Se volete, si può fare. Come per fatto già esiste in alcune professioni ordinistiche. Noi abbiamo professioni ordinistiche in cui si possa lavorare in dipendenza. Ingegnere, può essere un lavoratore dipendente. Quindi in alcuni ordini l'abbiamo fatto, in altri no.
decidiamoci un po', e a seconda di quello dello schema che decidiamo, poi ci comprendiamo i benefici, ma anche i rischi. Se vogliamo essere tutti lavoratori autonomi, stiamo attenti. C'è l'autonomia, il vantaggio dell'autonomia, ma c'è anche il costo dell'autonomia e il rischio adesso connesso. Per quello che riguarda il tema specifico delle cause lavoristiche che avete toccato entrambi, questo il contributo, la reintroduzione del contributo unificato, penso che sia, no? Per le cause lavoristiche, secondo me la reintroduta molti, se non sbaglio, no? Comunque c'è l'esenzione per chi dichiara un reddito sotto i 32.000 euro, quindi in quel caso... C'è l'esenzione per loro e per gli altri? Per gli altri invece... Ma l'hai introdotta Monti, se non sbaglio, questa cosa, o l'ho letta? Credo o Monti o prima di Monti. Secondo me è 2010, collegato... Ah, 2010, allora parliamo di governo Berlusconi. Io sono personalmente favorevole a cancellarlo. Finiamolo per il signore che ci sta per... Grazie. Qui sono personalmente favorevole a cancellare il contributo unificato nel caso di spese legali che abbiano a che fare con cause sostanzialistiche. Perché guarda, sono così tranquillo io del nuovo impianto della riforma del mercato del lavoro che secondo me poi il lavoro l'avete già perso. Quindi non c'è nessun problema, possiamo anche gravare il contributo unificato, tanto 0 per 0 fa sempre 0. Sul DDL concorrenza ho già denunciato, sulla parte della società dei capitali io gli devo dire sono un po' meno preoccupato di lei, è in discussione in questi giorni, ha fatto molto bene a segnalarmi il problema, domani sarò al Senato a discutere con i nostri relatori, con i commissari e con il personale tecnico del governo sul DDL concorrenza, si sta votando in questi giorni, è vero che non è un canale preferenziale ma arriverà concorrenza, arriverà l'approvazione. Guardate, siamo il primo governo che fa un disegno di legge sulla concorrenza, c'è un intervento complessivo, una cosa che è una promessa, la legge dice che dovevamo farlo dal 2011, cioè ogni anno il governo dovrebbe presentarlo, siamo nel 2016 e questo è il primo governo che lo fa, quindi è abbastanza sorprendente. Ma cerchiamo anche di portarlo alla fine. Il tema finale, quello della qualità. Sì, direi proprio il tema finale da quelli che abbiamo discusso. Da quelli che abbiamo discusso e quelli che mancano. Sì. Ora, sulla qualità, è vero, noi stiamo cercando di abbracciare una molteplicità di persone, lavori, che sono così diversi, che è difficile capire, non la qualità. L'informatico è anche facile, almeno è chiaro, viene lì, avevi un problema col computer, te l'ha risolto, no. Va bene, va male. È un po' come il medico, no? Alla fine chi lo sa se vai da un bravo medico, ti ha fatto stai bene dopo ci sei andato, magari lui ti ha dato la roba completamente sbagliata, saresti guarito comunque, e magari anche il tuo computer, però che vogliamo fare? È un problema tecnologico, strutturale, in quanto tale inevitabile, anche lei mi fa una casa, al momento a me sembra perfetta, magari dopo 20 anni scopro che c'era un problema fondamentale, ma infatti lei mi, insomma, dopo 20 anni posso venire indietro, ci sono dei problemi nel suo caso, con tutti i limiti del caso. Però nel caso specifico della qualità dobbiamo capire che ci sono delle cose che possiamo ottenere solo attraverso il mercato. Il mercato è inteso come istituzione in cui le persone ripetutamente interagiscono. Nel caso di un avvocato, chi gli può dire se l'avvocato è buono? Cosa fa l'avvocato? Cerca quella continuità della propria azione, dei clienti, del lavoro, di affermare una propria reputazione e un proprio nome. Non ci sono alternative a questo. Noi possiamo certamente favorire questo processo e in realtà le professioni, anche le professioni più nuove, lo stanno cercando di favorire attraverso meccanismi di certificazione. Non so quanti efficaci, però ci sono. Allora noi come governo ci mettiamo in un punto di vista molto liberale e diciamo, guardate, noi in tutta onestà non sappiamo se queste certificazioni siano adeguate o non siano adeguate, probabilmente la prova migliore è quella del mercato, cioè. Però nel dubbio sapete che vi facciamo? Per la prima volta, se voi investite in certificazione, ve lo rendiamo pienamente deducibile. Prima non era così, non sappiamo se sia la cosa giusta, ma almeno avete questa garanzia che sia pienamente deducibile, nel senso di una diffusione delle informazioni che è poi quella che favorisce il mercato. Il principio è sempre un principio molto semplice, eguaglianza, estensione della tutela e naturalmente trasparenza, senza la quale tutte queste cose poi anche se succedono non si vedono, e se non si vedono è come se non fossero mai successe. Bene, grazie.